Altro giorno, altro gioco. Siamo oggi con Batman Arkham City. E perché oggi? È perché la novità? L'abbiamo già visto? Non l'abbiamo già visto, perché questa è una versione computer che purtroppo l'hanno ritardata. E finalmente ne abbiamo ci abbiamo messo le mani sopra. Allora, intanto è un Games for Windows Live e c'è gente che continua a mandarmi i messaggi di partecipare al gruppo. Ma ripeto per l'ennesima volta, da computer non posso accedere ai gruppi. Posso leggere e rispondere ai messaggi, ma non posso unirmi ai gruppi, ok? Detto mille volte, vabbè. Comunque la versione computer avrà delle cose in più, sicuramente, riguardanti Tessellation, DirectX 10 e tutte le altre menate di Nvidia, quali physics, ambient occlusion, queste robe da panico. Allora, opzioni di gioco, intanto le opzioni grafiche devono essere messe all'esterno, magari facciamo vedere uno screen. Ok, visuale invertita, no, comandi, visuale assistita. Cos'è sta roba? Mi suggerisco, vabbè. Opzioni audio, spero si senta, sottotitoli va bene, l'audio a palla, se non funziona a basso. C'è anche il benchmark interno, che è anche una buona cosa. Questo è live, riconoscimenti, concept art, modalità bloccata, questo è tutto. Trofei personaggio, possiamo iniziare, non c'è nulla, statistiche. La vendetta del enigmista? Ok, ma nuova partita, ok, basta. Basta, possiamo andare. Guarda chi ho trovato! Non toccarlo! Ti ucciderà! Quando diavolo arriva il capo? Tranquillo, arriva. Riley dice che ha visto Batman. C'è qui anche lui. Ad Arkham City? Perché mai verrebbe qui? Dovete darvi una calmata a tutti quanti. È Batman! Che diavolo? Spiace deludervi, ragazzi. Ora che li ho sistemati tutti, vado a prendermi quello che mi interessa nella cassaforte. Guarda lì che figata, guarda lì che spettacolo. Allora, intanto non penso di riuscire a distrarre tutto perché purtroppo, cioè, è veramente pesante. Se poi mi metto a registrare diventa tragico, pensate, diventa assolutamente tragico. Quindi, boh. Comunque ammiriamo la Catwoman, la sculettata Zama, ci facciamo anche un paio di screen, giusto per gradire. No, già siamo così. Penso che sugli esterni sarà brutale, quindi è inutile che poi... Tanto è un gioco che abbiamo già visto. Cerchiamo di vedere alcune robe delle physics, se capitano degli eventi importanti. Allora, tanto così cammina. Posso anche utilizzare il controller. Ah, ecco, così utilizzo il controller. Così utilizzo la tastiera. Cambio la mazza, ovviamente. Allora, qua si sale? Si sale? Ah, scassina la cassaforte, ok. Cerchi di imbrogliarmi, Harvey? Dubito ci riuscirai. Leva le tue lurite zampe da lì, ora! Ti sembra? Oh, c'è il controller che vibra. Oh, oh! Sveglia, Wayne. Aspetta. Abbiamo parecchio a discutere. Strange. Non la passerai liscia. Oh, ma l'ho già fatto. Qui Vicky Vale. Siamo in diretta da Arkham City. Il discusso supercarcere realizzato proprio nel cuore di Gotham. Tra poco Bruce Wayne sarà su questo palco per spiegare il suo improvviso interesse nella politica di Gotham. Il famoso playboy milionario non è mai stato il tipo miliardario, Vicky. I milionari sono fuori moda. Ah!
immagino che ti considerassi intoccabile. Ma come puoi vedere, nessuno è intoccabile. Grazie, grazie Gotham. Chiusi tra queste mura, i capibanda combattono una guerra sanguinosa in quella che un tempo era una grande città. Tutti i detenuti del manicomio di Arkham e del carcere di Blackgate sono stati trasferiti in questa struttura. Come può essere sicura per la gente di Gotham? Chiudi Arkham City ora! È fuori controllo! Chiudere Arkham? Entro questa sera io diventerò un eroe. Proprio come te, Batman. Oggi inizia la mia campagna per chiudere Arkham City e rendere Gotham di nuovo sicuro. Ricordateci di avversari per la tua. Infondatelo! Mani in alto, Wayne! Abbiamo Wayne! Il bersaglio è nostro.